trasformare il significato, ossia il perché di chi opera nel non profit a tutti i livelli, in azione. Ecco, questa è la sfida che l'ospite di oggi accoglie e mette in campo tutti i giorni. Un ospite con cui abbiamo la libertà di affrontare temi importanti, essenziali e direi anche dirompenti. Io sono Elena Inversetti e oggi qui insieme a Giulia Barbieri di Non Profit Factory vi diamo il benvenuto a una nuova puntata di Milano Non Profit. Benvenuti a tutti, benvenuta a Giulia Barbieri e all'ospite di oggi, Maura La Greca, responsabile comunicazione e marketing di Antoniano Zecchino d'Oro. Grazie mille di essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Maura, cominciamo subito insomma con qualcosa di dirompente, come abbiamo promesso. Tu hai molti temi che affronti con profondità, insomma, per chi ti conosce lo sa, chi non ti conosce dovrebbe iniziare a farlo. Quello che abbiamo detto all'inizio, trasformare il significato, il perché di chi lavora nel non profit in azione, non sono, ahimè, parole mie, ma sono parole che ho rubato da te. E lo fa in vari modi. Uno dei temi che ti sta più caro è, detta secca, non esistono solo i beneficiari. Detta più ampia è il tema della cura anzitutto di chi ti lavora accanto ogni giorno. Che cosa significa e perché secondo te è così importante metterlo fra le prime cose in agenda? Ah, grazie Elena, grazie della domanda, grazie di aver capito quanto questo tema sia per me centrale. È una cosa che ho capito negli anni di lavoro, insomma, oltre 20 anni di lavoro ti fanno attraversare diverse fasi e ti fanno mettere a fuoco sempre di più quello che ti sta più a cuore. E sicuramente questo è l'aspetto che mi sta più a cuore. Allora, mi sta più a cuore di tutto cercare sempre nel lavoro che faccio da comunicatrice il senso più alto, cioè qualcosa che in qualche modo trascenda un po' l'obiettivo di uscire su un giornale, di realizzare una campagna che funzioni, eccetera. Ma qualsiasi azione per me deve avere un contenuto che sia più alto, un sogno più grande, altrimenti il rischio è quello di che il mio lavoro diventi lavoro come se fosse un lavoro di ogni giorno, quotidiano, senza frizzi, senza lazzi, solo con un'ordinarietà da seguire. E, mi sta a cuore che questo livello più grande sia condiviso e mi stanno a cuore soprattutto le persone con le quali io lavoro, perché purtroppo troppo spesso, e questo lo dico di sovente, troppo spesso nelle organizzazioni con le quali ho lavorato per il non profit, ho lavorato per il profit, e quando ho iniziato a lavorare per il non profit avevo un po' un approccio ideale, no? Cioè mi aspettavo che dentro il non profit le relazioni fossero trattate in maniera diversa, le persone in generale fossero trattate in maniera diversa. In realtà poi ho scoperto quello che oggi dico sempre, che laddove ci sono gli esseri umani ci sono le storie degli esseri umani così come sono, nel bene e nel male, quindi anche nel non profit era sbagliato il mio approccio ideale. Detto ciò, troppe volte all'interno delle organizzazioni non profit ci si concentra sull'obiettivo finale, che è quello della cura del beneficiario, che per carità è un obiettivo meraviglioso, ma che non esaurisce il tempo del nostro lavorare. Così come non lo esauriscono la relazione con i donatori o con la stampa o con altre realtà. Io credo che il centro di un'azione realmente efficace di cambiamento culturale, tutti noi che lavoriamo nel no profit sogniamo in qualche modo di cambiare un po' il mondo. Ecco, secondo me il mondo si cambia nelle relazioni vicine, e quindi l'attenzione che io cerco di porre sempre e che nelle attività di formazione anche che faccio cerco di mettere al centro è la relazione tra colleghi.
perché troppe volte la motivazione, la grande motivazione che le persone hanno nel nostro settore viene data per scontata e non viene nutrita. Invece anche chi ci sta accanto, chi è seduto nel tavolo di fianco a noi, merita di essere ascoltato, merita di essere coinvolto, merita una pacca sulla spalla e una carezza ogni mattina. E talvolta tutto questo lo diamo per scontato. E le persone, anche nel non profit, anche se hanno un sogno grande, se si stancano, se perdono la motivazione, i grandi obiettivi non li raggiungono più, i miracoli non li fanno più, li fanno se sono coinvolti e se sono ascoltati. Ecco perché bisogna partire da lì. Fantastico. Senti, facci anche qualche esempio, perché io so che queste sono pratiche, sono azioni, non sono parole. Che cosa significa questo poi tutti i giorni? Allora, significa intanto veramente coinvolgere le persone a tutti i livelli, no? Soprattutto chi ha un ruolo di responsabilità, ha la responsabilità e anche la fortuna di poter ascoltare i team di persone con le quali lavora, perché ciascuno ha qualcosa da dare. Io dico sempre che l'ascolto è la prima attività della comunicazione. Se non parti da quello non riuscirai a raccontare mai nulla con efficacia. E l'ascolto significa un ascolto non strumentale, fingo di ascoltarti, ma un ascolto che ti permetta di cambiare, cioè che ti conceda di aprirti davvero e da lasciarti attraversare da ciò che gli altri ti dicono e ti provocano. L'ultima campagna che noi abbiamo realizzato per Zecchino d'Oro, che avrà luogo tra qualche giorno, l'abbiamo realizzata facendo un lavoro di brainstorming con un team molto trasversale di persone per età, professionalità e competenze diverse. Ci siamo raccontati che sogno avevamo intorno a questo racconto, e con noi c'era Samira, una ragazza di 17 anni che era con noi per un'alternanza scuola-lavoro. È stata con noi 4 settimane, veniva da un istituto salesiano, si occupava di grafica, e quello che è accaduto è che si è sentita libera di partecipare a questo lavoro, evidentemente sentendosi accolta e ascoltata, e lei ha portato del suo a quel tavolo. Lei ci ha dato degli input, uno sguardo esterno, uno sguardo giovane, è stata per noi una reale possibilità di leggerci da fuori. E io credo che questo lavoro che lei ha fatto con noi sia un lavoro che in qualche modo ricorderà. Pensate che abbiamo prodotto in quei giorni anche il bilancio sociale dell'organizzazione, e a Samira abbiamo chiesto il pensiero creativo di realizzazione di 3 immagini per appunto lo strumento cartaceo del bilancio sociale. Lei le ha pensate, le ha realizzate, e nel bilancio sociale c'è il suo nome e la sua firma. Quindi un mese di alternanza scuola-lavoro sono stata un'opportunità reale di mettere in gioco ciò che lei sta studiando, ciò che lei ha imparato, il suo sguardo, la bellezza dei suoi 17 anni. E per noi è stato importante restituire perché eravamo grate di aver potuto lavorare con lei e di averla potuta ascoltare. E perché siamo certe che quello strumento lasciato nelle sue mani diventerà un punto di orgoglio e potrà raccontare a fine del suo percorso scolastico che è stata dentro una realtà che si è presa cura di lui, di lei, che l'ha ascoltata e per la quale lei ha messo in gioco tutta se stessa. Ecco, e questa è la circolarità di relazione a cui io tengo, il fatto di essere sempre convinti che chiunque tu incontri ogni giorno abbia qualcosa da darti. Troppo spesso nelle organizzazioni si sentono, avete presente quei nomignoli, tipo la grafichetta, l'omino, le parole sono importanti, le persone hanno un nome e un cognome, le persone hanno una storia e non possiamo dimenticarcelo e non possiamo dimenticarli in un angolo senza averli coinvolti in quello che facciamo. Piuttosto non facciamolo, piuttosto non accogliamo studenti in alternanza se pensiamo di fargli fare solo delle fotocopie, perché quella è l'occasione di cambiare il mondo. Il mondo cambia da lì, da persone che sentendosi ingaggiate si sentono fiere del proprio lavoro e sognano sempre più in grande. E solo se sostenute, incoraggiate, accompagnate, compiranno miracoli. Ecco,
avrei voluto iniziare a lavorare con te 20 anni fa. Vent'anni fa. Fa la differenza. Che ne dici, Giulia? Assolutamente. Ci sarebbe piaciuto a molti sicuramente, ci piacerebbe ancora. È sempre molto, molto ispirante, Maura, e insomma, mi ritrovo anche poi anche da fundraiser in quello che dici, perché noi magari come fundraiser, no, spesso parliamo della cura delle relazioni in un'ottica appunto poi di, no, di donazione, ma le relazioni sono, la cura delle relazioni sono importanti tutte. Giustamente, come dicevi tu, all'interno dell'organizzazione, proprio per la crescita dell'organizzazione, e credo che sia importante, ecco, anche un po' superare, no, lo stereotipo che spesso si ha, o la visione ideale, direi forse meglio, di quello che può essere il contesto, no, delle organizzazioni non profit. Mi piace molto quello che hai detto, cioè poi in fondo le organizzazioni non profit sono fatte di persone, e quindi in questo poi rispecchiano i differenti contesti umani come da altre parti. È molto interessante quando tu ti insisti molto sul perché, sulla motivazione, però ecco, appunto, non basta, no, solo la motivazione, cioè è importante la cura delle relazioni, ma secondo te anche più a 360 gradi che cosa mancano un po' per andare anche a rafforzare, cioè quel perché, quella motivazione di base che sicuramente è importante e non dobbiamo dare per scontata, però poi credo che siano necessarie una serie di, no, altri tasselli, ad esempio, no, il riconoscimento anche professionale dei, giustamente te dicevi, no, nell'uso dei nomignoli c'è anche, no, un poco riconoscimento di professionalità, quindi poi magari c'è anche un tema, magari temi un po' più tecnici che però a me stanno a cuore, no? Come quelli del riconoscimento professionale, contrattuale, anche questi sono aspetti molto, no, importanti comunque per far crescere le persone e le organizzazioni non profit, se no credo che le organizzazioni non profit poi rischino di perdere dei talenti, perché secondo me, insomma, questo è un tema con cui spesso, non so, a te se ti ci sei dovuta confrontare, ma a me spesso capiti che per vari motivi poi le organizzazioni non profit, se non sono ben strutturate, poi rischino proprio di perdere dei talenti. Ti è mai capitato questo? Che ne pensi? Allora, a me personalmente non ancora, però conosco bene questa storia, la conosco troppo bene, lavoro da troppo tempo per non conoscerla. Allora, io quando entro nell'organizzazione, prima facevo la consulente, prima di fermarmi in Antoniano, l'ho fatta per oltre 10 anni, quindi ho visto diversi mondi, no? E la cosa che io ho sempre cercato di dire, perché sai, quando danno un incarico a una consulente per la comunicazione, pensano solo che tu ti dedichi agli strumenti per raccontarti sull'esterno. E io tutte le volte ho messo il naso sulla comunicazione interna, dicendo loro che è assolutamente prioritario, è importante, è necessario che il racconto sull'esterno corrisponda a ciò che accade all'interno. Cioè che ci sia una coerenza tra ciò che dico e ciò che faccio, perché se questa coerenza non c'è, prima o poi salta fuori, fa un danno reputazionale all'organizzazione. Quindi anche trattandola in maniera puramente strumentale, lato comunicazione, in realtà questo discorso ci permette di spostare l'attenzione da racconto sull'esterno ciò che faccio a riguardo come mi comporto all'interno e vedo se c'è coerenza e corrispondenza. Questo percorso io lo sostengo, lo spingo, perché credo che sia molto importante e molto serio, ma soprattutto perché la maggior parte delle volte il vero problema è la comunicazione interna. Penso che sia capitato anche a voi
che non si comunica, non ci si parla, non si sa cosa fa l'area di raccolta fondi e l'area di comunicazione, eccetera. Questa attenzione all'interno è quella che in realtà ci permette di attuare il cambiamento, anche semplicemente facendo la comunicazione. Nel senso, io non mi occupo di organizzazione, mi occupo di comunicazione, però attraverso questa attenzione alla coerenza tra comunicazione interna e comunicazione esterna, ciò che dico e ciò che faccio, io riesco ad attuare dei cambiamenti all'interno dell'organizzazione. Perché hai perfettamente ragione, il cuore sta esattamente qui, sta in queste persone che spesso arrivano molto giovani nelle nostre organizzazioni con dei sogni grandi e a un certo punto si trovano a lavorare in un ufficio dove ci si sgomita, dove il risultato è quello del singolo, non è quello della squadra. Le organizzazioni in questo, secondo me, sono molto colpevoli. Sono colpevoli quando non mettono la mission al centro, quando si dimenticano di condividerla e di ricordarla ogni giorno, perché le parole non basta dirle una volta. Ma l'abbiamo già scritto, ma l'abbiamo già detto 2 anni fa. No, le persone hanno bisogno di rifocarsi sull'obiettivo grande e in questo bisogna aiutarle. Cioè, bisogna sostenere il loro percorso all'interno e ricordare sempre il perché siamo lì. Cioè, non sono lì per portare a casa il mio risultato e per farmi dire Maura ha fatto una bella campagna. A me quella cosa interessa poco. Mi interessa che quella campagna raggiunga molti obiettivi, tra cui possibilità di sensibilizzare su temi poco ascoltati, sicuramente la possibilità di fare raccolta fondi, magari la possibilità di stringere delle nuove alleanze e sicuramente la possibilità all'interno di lavorare con un gruppo coeso che in quella campagna creda e spenda tutto se stesso. Cioè, ogni azione che noi facciamo dobbiamo pensarla come una grande possibilità di tenere dentro tutto, tutti gli obiettivi che un'organizzazione ha. E tra gli obiettivi c'è sicuramente quello di valorizzare l'interno. Questo indubbiamente passa anche per il riconoscimento dei ruoli, che sappiamo essere tuttora un grosso problema nelle nostre organizzazioni. Cioè, io per anni mi sono sentita dire da mio fratello che vende case, fa l'agente immobiliare, mi sono sentita dire: ah, ma tu continui a lavorare per non guadagnare? Questa mi sembra la sintesi perfetta di quello che il mondo esterno pensa di quello che facciamo noi. Verissimo. O dall'altra parte c'è il pensiero che, se lavori lì comunque non devi guadagnare perché lo stai facendo per il bene. Ma per fare bene il bene ci vogliono competenze, risorse, impegno, cura. Guarda, ho la penna che fuma perché continuo a prendere appunti e quindi questa puntata va spammata, cioè virale, queste cose virali. Vorrei che fossi qui con noi, ma sei giustamente a Bologna, ma qui con noi a Milano ci sarai per fortuna, perché il 28 novembre parteciperai a Non Profit Women Talks, che è la festa, giusto Giulia, dei 10 anni di Non Profit Factory e giustamente hai scelto un po', insomma, quelli bravi, i numeri uno, ma non i guru, perché è vero Maura, a noi non piace la parola guru, no. Evangelist, giusto? Ma insomma, chi fa quello che hai appena raccontato. Esatto, abbiamo coinvolto delle colleghe perché è proprio un dialogo tra donne con cui condividiamo una visione e un impegno. Non Profit Women Talks, come anticipava Elena, si terrà a Milano il 28 novembre dalle 17.30 alle 20.30. Siamo in pieno centro in un'associazione che è anche molto, insomma, rappresentativa del nostro impegno e del nostro spirito. Quindi si terrà presso Chiama Milano in via Laghetto 2, a 5 minuti dalla metro Duomo. Quindi potrete venire comodamente, ci sarà anche alla fine dei talks un aperitivo
di networking. È un'iniziativa che organizziamo per i 10 anni che, di attività di Non Profit Factory, ed è proprio un dialogo tra donne che ispirano strategie chiave per una crescita sostenibile. Quindi vi invito a leggere, a scoprire il programma sul sito di nonprofitfactory.it. L'ingresso è gratuito, però i posti sono limitati, quindi mi raccomando, chi è interessato può registrarsi sul nostro sito. Maura, allora, questa non sarà l'ultima volta che ti molesterò per intervistarti. Stiamo però, anzi, poi ci vedremo anche il 28. Andiamo però alla conclusione di questo primo, spero, di una lunga serie di incontri, perché l'hai detto tu prima, lo dici spesso, le parole sono importanti e noi qui siamo fissate con le parole. Quindi ti chiediamo, per concludere, una parola del non profit che ti piace da morire e una parola invece, un concetto che invece secondo te è sbagliato e quindi magari iniziamo a farlo fuori. Bella questa domanda. Allora, la parola che mi caratterizza sicuramente di più è cura, ed è il tentativo di averne sempre a 360 gradi, no? Perché poi dentro la cura c'è l'ascolto, c'è l'apertura, c'è l'attenzione. Io alle persone con cui lavoro dico sempre: fatevi tante domande, anche prima di scrivere un post, domandatevi se è scritto con cura, se rispetta le persone, se valorizza, se è attento. Veramente anche per un post, un semplice post di 140 caratteri, ci vuole questa attenzione qui. Perché usciamo fuori, perché andiamo a parlare con persone che non ci conoscono, con cui non possiamo dare per scontate delle cose, e perché abbiamo un obiettivo più grande. Quindi questa cosa, la cura, sicuramente è la parola che proprio in assoluto più mi sta a cuore. È un po' sovrautilizzata, però insomma per me è proprio preziosa. Ciò che non mi piace sono i guru. Anche a noi. Siamo d'accordo. Ciò che non mi piace. Perché siamo invidiosi e vorremmo essere guru, proprio perché non ci piacciono. Allora non mi piace in generale la retorica dell'eroe singolo al comando, e non è un caso che uso solo il maschile, e di quelli che ce l'hanno fatta da soli, e di quelli che sono sempre molto autoreferenziali, del self-made man or woman che sia, insomma. È proprio una leadership che non mi prende, non mi inganna. Vi lascio con un pensiero che mi ha regalato uno dei miei grandi maestri, che è un pensiero di Lao Tzu, e che vi devo dire che quando me la regalò, sono più di 10 anni fa, non lo compresi subito, anche mi fece anche un po' innervosire, e adesso lo capisco bene e mi interessa, ed è questo: un leader è al suo meglio quando il suo lavoro è finito, il suo scopo è raggiunto e la sua gente dice: l'abbiamo fatto noi. Fantastico, bellissimo. Al momento mi arrabbiai, perché lui me lo stava dicendo per provocarmi, perché io probabilmente mi lamentavo di non aver ricevuto una valorizzazione come meritavo, come pensavo di meritare. Al momento mi arrabbiai, adesso capisco esattamente cosa vuol dire. Grazie, speriamo di capirlo a fondo anche noi e di saperlo mettere in pratica. Maura, io ti ringrazio davvero tanto. Grazie. Ci vedremo il 28 e rimaniamo sicuramente in contatto, perché credo che tu debba andare nelle scuole, lo dico, proprio facciamo una petizione. Maura la Greca, tanto non hai tanto da fare, no? Cioè, voglio dire, quindi il tempo per andare nelle scuole d'Italia lo puoi trovare. Senti, un anno lavoravo a un blog di una scuola media, te lo dico velocemente. Sì. E,
insistevo sul fatto che bisognava capire il senso vero di quel blog, che va bene, loro volevano far gossip, volevano parlare degli inciuci a scuola, no? E io dicevo, va bene, può esserci questa rubrica, ma se volessimo avere un sogno più grande, e un bambino di 11 anni mi ha guardato e mi ha detto, ma che ne dici se con il blog cambiamo il mondo? Meraviglia. Grazie. Ecco, questo è il senso. Grazie Grazie mille. Maura. A a voi, grazie Giulia, e a presto. prestissimo. Grazie Giulia e grazie a tutti voi. Grazie a Alla prossima voi. puntata di Milano Non Profit.